Una panchina bianca diventa un simbolo di legalità. È stata inaugurata infatti proprio nella mattina del 23 maggio, la giornata in cui si ricorda a distanza di 30 anni la strage di Capaci, la panchina della legalità che rientra nel progetto di riqualificazione che coinvolge un tratto di Viale Regina Margherita con le panchine sociali. Un'idea nata dal nissano Marco Darma, nonché presidente del comitato di quartiere Provvidenza San Giuseppe, e promossa dalla consigliera comunale Elisa Faraci. Tra le 10 tematiche infatti associate, le 10 panchine dipinte con diverse colorazioni, c'è anche il tema della legalità. Rappresenta la lotta contro le mafie, rappresenta la commemorazione di due giudici uccisi dalla mafia e rappresenta soprattutto il significato che questi due giudici hanno voluto lasciare al popolo siciliano. Io un pensiero particolare oggi lo vorrei spendere per Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone. Abbiamo voluto riportare nella panchina una frase, di Paolo Borsellino, molto importante. Tra l'altro anche l'ubicazione è importante perché davanti alla prefettura e davanti a una scuola. I due giudici avevano molto a cuore il pensiero dei giovani. La prefettura chiaramente rappresenta la legalità, la scuola, rappresenta il futuro, i giovani. Continua il nostro processo di dare bellezza oltre il degrado a questo quartiere Provvidenza, che da pochi mesi, anche concordante con la mia presidenza, sta cercando di dare dei colori all'interno non solo del Viale Regina Margherita con il completamento oggi appunto della decima panchina, ma soprattutto anche all'interno del quartiere Provvidenza, anche grazie all'aiuto, parlando appunto di legalità e giustizia, con il progetto UEPE, sotto forma della persona di Rosanna Provenzano, che si è presa veramente a cuore il quartiere Provvidenza e lo sta dimostrando in questi anni. Infatti, il primo intervento che hanno fatto è stato appunto il murales dietro alla Provvidenza, appunto del cuore. E adesso stiamo portando avanti anche dei progetti. Infatti, pochi giorni fa abbiamo anche firmato un patto di legalità con tutte le associazioni presenti qui nel nostro territorio di Caltanissetta e speriamo che il processo di crescita non solo passi attraverso la Provvidenza, ma che dalla Provvidenza San Giuseppe si estenda in tutto il centro storico e in tutta la città di Caltanissetta. Presenti all'inaugurazione le autorità. La panchina dà il senso, no, di una quotidianità. Significa che dobbiamo rinnovare il ricordo di Falcone in maniera quotidiana. Questo è quello che mi dà l'idea di questa panchina, perché la panchina viene utilizzata dai giovani, dagli anziani, da chi si vuole un momentino riposare, no? Quindi dobbiamo rinnovare questa memoria e anche la panchina. È un modo, leggendo Falcone, è un modo per riflettere, è un modo, cioè ci sono tanti modi per riflettere su Falcone, per ricordare Falcone, per rinnovare il suo impegno, rinnovare, non ricordarlo e basta, rinnovare il suo impegno, il suo senso del dovere, il suo altissimo senso del dovere, la sua grande moralità, la sua tenacia, il suo coraggio. Ecco, io penso che la panchina, nella sua semplicità, possa concentrare, diciamo, appieno tutti questi valori.